Nella nebbia di Vasto Girardi, i padroni di casa in casacca bianca non riescono a mettere la freccia sui marchigiani e restano impelagati nelle sabbie mobili della zona play-out. Un 2-2 più utile agli ospiti di Mister Cornacchini, che tengono a bada gli Alto Molisani sul proprio terreno. I locali hanno un buon impatto sulla gara e si fanno notare a più riprese con Panaro, Ceccuzzi e Lisi. Ma il Fano a sorpresa a passare in vantaggio a metà del primo tempo su calcio di rigore di Gonzales per un intervento scomposto in area del portiere Cerroni. Non ha dubbi il fischietto siciliano Nunchedi, che assegna la massima punizione. Il vantaggio granata dura però solo una manciata di minuti. Alla mezz'ora i ragazzi del tecnico Marmorini giungono al pari, messo a segno da Fontana al quarto timbro in stagione. Con questo risultato tutti negli spogliatoi per il tè caldo. L'11 di casa con Caon ribalta il risultato alla prima azione utile del secondo tempo. Sulle ali dell'entusiasmo al minuto 13 il Vasto Girardi potrebbe chiudere la partita, ma Lisi di testa spedisce fuori su invito di Fontana. L'Alma balbetta ma ci proverà fino al termine di riequilibrare la contesa. Ci riuscirà con una magistrale punizione tracciata da Gonzales a gonfiare la rete e firmare il 2-2 definitivo al 32esimo. Con questo risultato il Vasto Girardi sale al quart'ultimo posto in classifica a 17 punti, con lo sguardo già puntato alla trasferta laziale di Sora domenica prossima. Marchigiani un gradino più in alto in attesa del derby casalingo contro il Fossombrone.